Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Siamo in macchina perché oggi è il giorno del matrimonio tanto atteso. Il grande giorno. E quindi noi giorno X. E quindi noi stiamo cominciando questa giornata andando dal parrucchiere. Solo un amico di Chiara. Sì, è un mio amico di quando ero piccola. Solo che il parrucchiere è un pelino distante da casa. Giusto un po'. Come è andata a me? Ho capito. Però è bravo. Sì, sì. Quindi dopo vi farò vedere anche il risultato. Sì, sì. Bravo, bravo. Certo, ci manca il nostro cuginetto, però era un po' distante da Alessandria per fare i capelli, quindi per oggi... Un attimo distante. Sì, Alessandria era un po' fuori mano, quindi per oggi andiamo a Roma a fare i capelli. Quindi, scusate, a Roma ci sono le buche, per questo che tremolo. Allora, siamo da Andrea, questa è prima, vabbè che poi lo conoscete, prima, così poi vi faccio vedere dopo, questa è prima. Schifo, questo lo leviamo, siamo. Prima parte fatta. Ah, ma che caldo anche oggi, sembro Pucci. E dopo, yeah, guarda qua. Guarda che colorino, siamo qua. Capello nuovo, io direi top, cioè mi piacciono tantissimo, sono bellissimi. Comunque, se non ci avete un parrucchiere o se il vostro parrucchiere non vi soddisfa, potete venire qua. Allora. Siamo in via dell'Imbrecciato 134 e il negozio si chiama Casa di Andrea. Comunque in descrizione vi lascio il link. E Andrea è amichetto mio da quando eravamo piccoli. Andiamo all'oratorio insieme e è diventato un bravissimo parrucchiere, direi. Anche uomo. Sì, anche uomo, dice Caterina. Che fa. Comunque fa caldissimo, quindi questa piega meravigliosa teniamocela per ricordo qui, perché tra un'ora non ci sarà più. 34 gradi si sta bene, freschi. Siamo tornati a casa, i miei capelli sono bellissimi. Ora ci abbiamo un paio d'ore e ci dobbiamo preparare. Adesso ci mettiamo i vestitini, ci agghindiamo tutte quante e niente, perché poi una volta messo il vestito ci scioglieremo, cioè mamma no, perché c'ha un bel vestito leggero, ma io ci voglio pensare. Poi mi piacerebbe farmi un trucco, ma un po' non so capace, lo sapete, un po' fa troppo caldo e quindi poi sudi, è inutile. Quindi boh, speriamo che i capelli un po' reggono, ma ne dubito fortemente purtroppo, perché boh, cioè fa veramente caldo, vedo qua dietro, mo mi comincia a sudare la testa. Oh, Silvano c'ha anche graziato, c'ha acceso l'aria condizionata! Piano però, e uno solo. Ce ne sono due, ma ne ha acceso uno. Però meglio di niente. Mo se si fresca un po' la casa, così almeno ci prepariamo al fresco. E bebè, da tra un po'. Forse voglio riposare un pochino, perché la giornata è lunga, Guardate Caterina che ha tirato fuori il mio biberon di quando ero piccola. Ma vedi che te conservi tutto? Fa finta di niente. Vedi che te conservi tutto? A butta l'altra roba, devi buttare proprio questo, non ho capito. Ma con tutti i impicci che c'hai, il biberon mio devi buttare. Guarda che bello che è. C'era la zebra, guarda, già lo sapevo. Già lo sapevo. Ecco perché sono fissata con le cose zebrate e leopardate. Dietro le quinte. La make-up artist. So tre ore che si sta a truccare. È un po' too much, Caterì. No, perché io porto gli occhiali poi. E poi perché sembra che sono truccata tanto, perché non porto rossetto. Volete vedere che cambiamento senza rossetto? Senza e dopo? Poi vi faccio vedere. Io, no, nature, senza niente, come al solito, tanto sudo, già sono tutta sudata, quindi... Ah, c'ho pure il primer per le labbra. Il primer per le labbra. 200 brillantini. Vabbè.
Silvana sta scegliendo la cravatta tra le sue cravatte sobrie. Tutte sobrie. Tutte sobrie. Sono della Walt Disney. Molto sobrie. Oh, carina questa! Questa. Carina questa! Questa. Poi ci deve essere quella... questa pure è carina. Perché questa deve... Questa. Ah, questa c'ha sotto il pupazzo. È i Simpson. I Simpson quelli. No, però questa ci sta meglio col vestito grigio. Sì, sì, dai. Fit check con l'immondizia, però. Perché siamo in centro. Sono 12, sta un attimo. Ok, ciao. Il vestito è tutto fuorché comodo. Quelli si scompigliano con il vento. La monnezza c'è. Andiamo. Scusate, volevo far vedere. Vi volevo far vedere che io sono pure un cugino figo. Ah, ciao, ciao, sono io. Nicolò. Sono io. Che non c'è mai in realtà. Non ci sono mai, però lo ci vedete sono. Oggi, non lo vedete più, lo dico. Dai. Però è un cugino figo. E invece lo sposo, vabbè, lo sposo lo faccio vedere dopo. Quindi noi siamo i cugini dello sposo. Oh, che bello. Che bello addobbo, che bella chiesa. Bello, bello. La macchina della sposa, poi ci abbiamo pure il riso. Adesso stiamo aspettando che escono, stanno firmando, che è la cosa ufficiale. Guarda, guarda, guarda Caterina che si è portata i cannoni. Chi è? Guarda, guarda. Non è un matrimonio al paese, Caterina. No, è perché non mi ha voluto far portare i confetti. Ero l'unica. Avrei portato confetti, riso e soldini. Certo. Non ha voluto fare perché ha detto che sennò sembrava nonna Giovanna. Ma a voi le pare giusto? Sì. Questo lo devi fare a te. Ma che io devo far video. No, io devo far video, non ci penso proprio. Io queste cose ne faccio. Questi sono pazziti. Comunque questa era la partecipazione, guardate, è di plexiglass, cioè troppo carina, di plastica, troppo bella. Comunque, matrimonio fatto, pensavo più lungo perché il libretto era veramente pregno, invece il prete è stato bravo perché ha capito che faceva veramente caldo anche dentro la chiesa. Per fortuna c'erano i ventaglietti e c'era tutta gente che si sventolava. E Caterina e Silvano discutono sulla strada da prendere perché non basta seguire il navigatore, non ho capito. E niente, adesso andiamo verso il ristorante, anche se in realtà è un po' presto, insomma, però vabbè, intanto ci avviamo che non credo, è vicino? No, mezz'ora, quindi no, non è vicino. Posso dire piega top. Cioè, ancora mi regge, incredibile. Poi i miei capelli non reggono niente. Nonostante il caldo, il vento, piega top, capelli top. Grazie Andrea. Anzi, grazie Tatiana, perché i capelli mi ha fatti da Tatiana poi alla fine, quindi. Grazie Tati. Siamo arrivati. Vediamo. Ah, belli Caterina e Silvano. Per chi c'è i tacchi a spillo, ci sono i salvatacchi. Salvatacchi. Bravo. Bella idea. Oh, che bello! Che bello! Wow! Meraviglioso! Vai Caterina, con i suoi movimenti sinuosi. Molto bello! Bellissimo! Arrivo subito! Eccoci! Vedi che mi viene il ciuffetto da ciuffettino? Da ciuffettino. Oh. Però sono bella, eh? È bella. Guarda, sono tutti i gioielli di famiglia. Bellissima.
questo posto è veramente, veramente bello. Mi dispiace che non c'è Luca, però. Intanto iniziamo a fare l'aperitivo, frittini. Silvano è tornato con un piatto di formaggi. Buono. Caterina è tornata fiera con il cibo. Ah, buono! Uova al tartufo, salmone. Metti qua, metti qua, metti qua. Ecco, quello che non ho mai fatto da magna ieri sera, hai visto? Allora, abbiamo mangiato, ma in realtà ancora non è cominciato il matrimonio, perché abbiamo fatto solo l'aperitivo. Però clima super carino. Ora fa un po' più caldo, ma si sta ancora benino. Che carine! Da controllare il tableau. Vediamo. Sì, però nel senso, perché lo dici? Allora, dove saremo? Dove saremo? Eccoci qua, tavolo Venere. Però Nicolò se n'è andato, quindi... Perché io c'ho scritto Chiara Pasquale? Mi sento fuori famiglia. Oh, che bello però. E il ricevimento poi è lì dentro. È super magico sto posto, bellissimo. Allora, ci hanno dato le stelline e poi qui c'è il menù: riso, agrumi e gamberi, ravioli di burrata, i tre datterini e stracciatella di bufala. Io ci dovrei avere un altro secondo, poi la torta, il buffet dei dolci e i vini. Wow, è un bel tavolo, bello, eh? Molto bello. No, però sì, c'è un'altra cosa da mangiare. È tutto molto suggestivo, solo che è un po' caldo, però è molto bello. Caterina, come si diverte? Tornato pure Silvano con le mie scarpe, grazie. È arrivato il primo, che è un, fammi leggere, risotto, agrumi e gamberi. Il profumo è buono. Scavicchi, scavicchi e noini. Vai, vai. Oh, Pulcinino, non si può aprire adesso, dai, vabbè, tanto sai che c'è sta a te. Non lo lasciare in giro. Vabbè, non lo lasciare in giro. No, moda, muore il carabiniere. Bravo. Comunque, anche il bagno merita. Guardate che sciccheria. C'è addirittura l'Auton. Wow. Ma anche il bagno è bello. C'è anche la doccia. Wow. Ciao, signora. Raga, è successa una cosa. Questa è la torta, super carina, ma l'avete riconosciuta che torta è? È a mille foglie. C'è Giovanni, c'è il mille foglie, ma è incredibile. Ma è una cosa di famiglia forse, veramente. Sì, c'è il mille foglie. Guarda, non ci crede nessuno. Caterina, porta la torta. Non ci ho pensato. Mille foglie! Siamo rimasti tutti scioccati dal mille foglie! C'è anche un mega buffet.
caffè, di dolci. Beh, sì, io so. Tantissimi. Ci spostiamo di nuovo. Andiamo, Bernie. Guardate che bella zia che c'ho. Andiamo, Bernadette, spostiamoci di nuovo. E ci siamo spostati di qua. Bello. Che bello! Ma sembra una magia! Che figo! C'è pure lo stagnetto con la fontana! Vabbè, io non lo posso fare chiaramente perché paro. Tornati distrutti ma contenti. Sì, una bellissima festa. Sì, siamo stati molto bene, abbiamo mangiato, abbiamo... Caterina si è imbriagata, no. Sì, mi sono fatta l'ultimo mojito prima di tornare. Non lo so, stavi sempre col bicchiere in mano. Ogni volta che mi giro Caterina ha un bicchiere diverso in mano. Ha mangiato i dolci, ha bevuto. Oh, mo appena volta. Sì, capito? Che callo qua dentro, ma che è? Oddio! Allora, prima di andare a letto, perché sono un po' stanca, facciamo l'open bomboniera, borsa super promossa, ragazzi. Comodissima, perché poi c'aveva la catenella corta e dentro c'era pure quella lunga. Top borsa. Poi, volendo c'avevo questo, ma io non l'ho mai usato neanche in chiesa, perché non lo so, credo che per il caldo abbiano fatto un'eccezione, quindi nessuno era coperto, quindi questo non l'ho usato. Silvano, c'ha la l'abbiamo già vista la tua cravatta, Silvano. Poi, mangiato bene, l'aperitivo top proprio, e buffet dei dolci molto buono, carino. Veramente un bel matrimonio, complimenti a Alessio e Vanessa. Facciamo l'open bomboniera. Allora, a parte che Caterina si è portata via i confetti. Questa è di Caterina. Oddio, non riesco. Vediamo. Che bella! Che bella! È una pianta grassa. E qui ci sono tre piante grasse diverse, un piccolo cactus, un piccolo non lo so e un altro piccolo non lo so. E c'è tutta questa decorazione con i confetti, molto carina. Invece questa è la mia, vediamo, che erano tutte diverse in realtà, non erano tutte uguali. Vediamo, vediamo, vediamo. Ah, carina! La mia c'ha quattro piantine così. Cioè tre così e una così. Riuscirò a non farla morire? Non posso giurarci. Però molto bella. L'unico mio problema è che io domani mattina alle 8 ho il treno e non so bene come me la porterò via. Perché i sassolini sono mobili. Ho paura di distruggerla in treno. Non lo so, adesso ci pensiamo, se no la lascio a Caterina e poi me la faccio portare da loro la prossima volta che vengono. Allora, è stato un gran matrimonio, vorrei ancora fare un applauso a Andrea e Tatiana perché mi hanno fatto dei capelli spettacolari che hanno perfettamente mantenuto la piega, cioè incredibile, nonostante caldo, sudore, ventaglio, top. Carino perché ci hanno dato i ventagli in chiesa, non so se ve l'ho fatti vedere, però perché faceva veramente caldissimo dentro la chiesa. E che altro volevo dire? Allora, ha fatto caldo, ma non caldissimissimo, un caldo molto caldo, ma abbastanza accettabile, anche perché dove hanno fatto il ricevimento comunque era sull'Appia, c'era un po' d'aria, non era proprio un posto soffocato in mezzo alla città.
dove si sono sposati nella chiesa era in ombra e c'era un bel venticello perché comunque era sopra Roma, quindi bello. Il vestito super promosso, comunque il mood del matrimonio era elegante, cioè non è che era eccessivo il mio vestito. L'unica cosa è che le paillette graffiano tantissimo e quindi c'ho tipo qua delle braccia che mi sta veramente facendo male e questa parte un pelino stretta, fosse stata mezzo centimetro più grande sarebbe stato perfetto e se ci avessero messo l'elastico dietro sarebbe stato top, però molto bello, molto bello. Alla fine ovviamente ho tolto le scarpe, ho messo le spadriglie a sacciavatta, tanto non si vedevano comunque sotto al vestito, quindi quando ci siamo seduti a tavola poi ho cambiato le scarpe, ma l'hanno fatto praticamente tutti. Ora noi siamo venuti via, i giovani sono rimasti a ballare, noi chiaramente non siamo giovani. Caterina ha protestato per questa scelta di venire via perché lei voleva rimanere a ballare, però ripeto, io domani mattina alle 8 c'ho il treno, quindi che borbotti? Quindi da questo giorno del matrimonio è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.